amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, sono Ornella Uzzino e in questo video voglio parlarti di due borse di cui sono innamorata, una sfida nord contro sud. Parliamo della borsa Joquit, una borsa Habanero. Sigla! Eccoci qui! E come ti avevo promesso, le due borse. Prima di questo però ti invito a seguirmi su Instagram, dove molte di voi mi suggeriscono tante tante cose. Oltre a segnalarmi fake, mi segnalano brand molto molto particolari e penso che con queste due borse, nel particolare inteso come borsa che non hanno tutti, che ha delle colorazioni che non passano inosservate, delle lavorazioni che non passano inosservate, sicuramente qui ho fatto bingo. Parliamo di due borse, una made in Napoli e una made in Veneto. Sono due borse di cui non solo, diciamo, il made in Italy per in questo senso le accomuna tante altre piccole cose, e per questo ti invito a guardarti tutto il video e a spulciare con me tutta quella che è la storia di queste due borse. Partiamo dalla borsa Habanero. Se hai visto questo video, se sei nuova, vallo a vedere, lo trovi nelle mie recensioni delle mie borse originali. Quando ho deciso di acquistare questa borsa è stato un amore a prima vista con le persone che producono questo brand e che ci sono dietro, con tutta la storia. Cioè, sai quando tipo il spostarsi da un ambiente all'altro restando sempre nello stesso posto? Io sono un po' così, sai, tipo i viaggi ascetici, queste cose qua. Ma parlando con Davide ho scoperto, oltre di avere tante cose in comune, ma ho scoperto tante cose nuove, per cui sono in questo senso contenta e voglio condividere con te questa cosa, che so che mi darai un feedback qui sotto con un commento, che il fatto di raccontare le storie che ci sono dietro le borse sta aiutando anche me a ritrovare quel piacere di acquistare le borse fatte in un certo tipo. Sono sempre stata fissata con i dettagli eccetera, però adesso vado alla ricerca più del prodotto particolare made in Italy, che magari riesco a risalire qual è la fabbrica, dove l'hanno fatta, come l'hanno fatta, perché l'hanno pensata, e quindi tutto questo mood per me è fondamentale. Tutto questo in questa borsa è completamente rispecchiato. Ovviamente, come ho detto quando l'ho comprata, non è una borsa da lavoro, però l'ho utilizzata anche per andare al lavoro e la borsa mantiene benissimo. Ci metto il portafoglio, l'agenda, anche perché se ricordi c'ha dei volumi belli grandi. Quindi ti posso dire che la borsa è stra ripromossa e sono convinta che comprerò purtroppo un'altra borsa, perché è troppo, insomma, se vai sul sito vedrai che ci sono delle cose proprio fighe. So che stanno migliorando il sito, perché qualcuno di voi mi ha detto che il sito un po', insomma, non ci sono i prezzi delle cose, però mi hanno assicurato che stanno sistemando tutto. Inoltre, una piccola cosa che mi hanno fatto notare nell'altro video, ma in realtà era fatta apposta, è che mancava, perché mi era uscito questo e come si montava. A parte che ho visto che Davide sponsorizza sempre spesso questo abbinamento di colore, e in questo caso stava benissimo con l'altra borsa che ho utilizzato. Allora, si smonta in pratica questi due bottoni qui dietro, si rimonta e così diventa un'altra borsetta per di più, ed ecco qui. Che dite? Per me è stra figa sta borsa e non è passata inosservata, cosa che a me piace tanto. Adesso passiamo all'altra borsa, che è un po' più a sud di questa dove viene prodotta, ed è la borsa di Giaquinto. Claudio e Paolo, con il papà Gennaro, vi ho raccontato la loro storia, la trovate sul blog all'indirizzo blog.ornellauzzino.it. Hanno un background importante, in questa borsa si vede tutto, è una borsa molto molto bella. E anche questa non passa inosservata, oltretutto che il brand Giaquinto è un brand già molto riconosciuto come percezione di made in Italy, di esclusivo, ha tante caratteristiche per cui vale la pena provare e sperimentare. Il sito è figo, se seguite la pagina Instagram trovate tutte le presentazioni che vengono fatte con le modelle, le foto, insomma è veramente un bel mood, molto molto elegante. Forse non sono neanche, come dire, la personcina proprio in target per loro, ma nel senso che ovviamente
ogni brand e ogni borsa ha pure un tipo di persona a cui si ispira e le persone aspirano a questo brand, per cui magari, cioè, questa essendo una borsa piccolina e anche abbastanza delicata per me, ho fatto un po' fatica ad indossarla. Però quando l'ho messa, insomma, ha fatto la sua bellissima figura, mantiene benissimo. Ti faccio vedere ancora all'interno questa forma, e poi abbinata al colore che ho scelto è davvero perfetta secondo me, e quindi io la ripromuovo assolutamente, a parte che è leggerissima ed è un oggetto, sai quando vedi quegli oggetti di design e poi ci scopri storia, per questo ti dicevo che è fondamentale tutto quello che c'è dietro alla storia delle borse, in questo caso di storia e di arte ce n'è veramente veramente tanta. Eccole qui un'altra volta tutte e due, nord e sud, abbiamo messo il sud davanti e il nord dietro, ma non voglio fare politica, non voglio fare la meridionalista, quindi diciamo che dovessi scegliere sinceramente non saprei quale delle due scegliere. Fortunatamente ce le ho tutte e due, perché grazie a questo lavoro extra sono costretta a fare questa cosa dura di comprare anche le borse e alcune tenermele, perché altre, insomma, sto regalandole o stiamo creando un modo per poterle condividere. Dimmi qual è la tua preferita a questo punto, dimmi se preferisci una borsa Banero o una borsa Giaquinto, scrivimelo sotto a questi commenti, mettimi un bel like e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video condividilo con le tue amiche. Ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.